una torrida sera d'estate, dopo essersi rinfrescati al fiume, facevano ritorno a Toledo l'anziano Hidalgo con sua moglie, la figlia Leocadia di 16 anni e la domestica. Egli era ben lungi dal pensare che gli sarebbe potuta accadere una qualche disgrazia. E gliene capitò una che avrebbe sconvolto la quiete del suo spirito, offrendogli di che piangere per i molti anni a venire. Viveva in città un cavaliere di circa 22 anni, che ricco e di sangue nobile, con inclinazioni corrotte, agiva in modo tanto ardito e sconveniente per il suo lignaggio d'essersi meritato la fama di temerario. Questo cavaliere, che chiameremo Rodolfo, con altri quattro amici allegri ed insolenti scendeva per la stessa strada lungo la quale l'Hidalgo risaliva. Si incontrarono i due gruppi, quello degli agnelli e quello dei lupi. E Rodolfo e i suoi compagni a viso coperto e con insolente tracotanza fissarono la madre, la figlia e la domestica. Il vecchio si indignò e deplorò il loro ardire. Essi risposero facendosi beffe di lui. Del volto di Leocadia colpì Rodolfo e risvegliò in lui il desiderio di goderne. Rodolfo s'avventò su Leocadia, che spaventata restò priva di voce per lamentarsi. Così che, svenuta e priva di sensi, non vide chi la arriva né dove la portasse. Il padre si mise a urlare a gran voce, la madre strillò, il fratellino pianse e la domestica si graffiò il volto per la disperazione. Ma su tutto incombeva l'opprimente desolazione del luogo, il profondo silenzio della notte e il cuore malvagio di quei farabutti. Rodolfo, astuto e accorto, teneva ormai nella sua casa Leocadia, alla quale, visto che era rimasta svenuta, mentre la portava, aveva bendato gli occhi affinché non vedesse per quali strade veniva trasportata. Privo della luce e della ragione, Rodolfo derbò nell'ospedale Leocadia del suo bene più prezioso e avrebbe poi voluto che Leocadia subito scomparisse. Gli venne in mente di metterla in strada svenuta com'era, quando sentì che lei stava per riaversi e diceva: «Ahi, povera me, dove mi trovo? Quale oscurità è mai questa? Quali tenebre mi circondano? Gesù, chi mi tocca? Io in un letto, io ferita!» La risposta che diede Rodolfo l'infelice Leocadia non fu altra che abbracciarla, dando mostra così di voler seguitare a prendersi il suo gusto e a disonorarla. Cosicché Leocadia, con molte più forze di quanto ci si potrebbe aspettare da una giovane della sua età, si difese coi piedi, con le mani, con i denti, con la lingua, dicendogli: «Vada, traditore uomo senz'anima, che le spoglie che mi hai tolto sono solo ciò che avresti potuto pretendere da una colonna senza vita, e la tua vittoria, il tuo trionfo, avranno eco, sì, ma nell'infamia e nel disprezzo». Leocadia si difese con una tale forza che i desideri di Rodolfo si placarono. Quindi, raffreddato e stanco, senza proferir parola, Rodolfo lasciò Leocadia sul letto e se ne andò. Leocadia s'accorse che era rimasta sola, prigioniera.
percorse tutta la stanza per vedere se trovava una porta da cui andarsene o una finestra attraverso la quale saltar fuori. Trovò sì la porta, ma era ben chiusa, e si imbatté in una grande finestra decorata che aprì e da cui entrò il chiarore della luna. Vide il letto, che era decorato con tale ricchezza che pareva più un giaciglio di principe che di un cavaliere che sia. Contò le sedie e gli scrittoi. Osservò dove si trovava la porta. La finestra era protetta da una robusta inferriata. Lo sguardo cadeva su un giardino cinto da alte mura, ostacoli che si opposero alla sua intenzione di fuggire. Notò poi un piccolo crocefisso tutto d'argento, che prese e si mise nella manica della veste. Non per devozione, né per rubarlo, bensì mossa da un saggio intendimento. Non trascorse che mezz'ora quando sentì che la porta della stanza si apriva e le si avvicinava una persona che le bendò gli occhi con un fazzoletto e, presala per un braccio, la spinse fuori dalla stanza. Era Rodolfo. Della cattedrale, come lei aveva chiesto prima che fosse giorno. Le disse che poteva far ritorno a casa senza indugio, perché nessuno l'avrebbe seguita. Leocadia, rimasta sola, si tolse la benda e non vide anima viva. Tuttavia, timorosa che la seguissero, si fermava ad ogni passo che muoveva verso casa sua. I genitori sbigottiti. Leocadia, ancora turbata e angosciata, disse loro ciò che aveva veduto nel teatro dove era stata messa in scena la tragedia della sua sventura. La finestra, il giardino, l'inferriata, gli scrittoi, il letto, i damaschi. A questa immagine si rinnovarono le lacrime, si invocarono vendette e si implorarono miracolosi castighi. Immaginò chi poteva averglielo portato via, ma non gliene importò nulla e, ricco com'era, non ne fece alcun conto. Era da tempo che Rodolfo aveva deciso di recarsi in Italia e suo padre, che già c'era stato, lo incoraggiava dicendogli che non è gentiluomo chi tale sono in patria. Alla fine partì. Con un debole ricordo di quanto fosse accaduto con Leocadia, e la fanciulla di lì a pochi mesi vide che le conveniva vivere ritirata e nascosta perché si sentì gravida. Il tempo volò e giunse il momento del parto, tanto segreto che si diffidò persino della levatrice. Ne assunse l'ufficio la madre e Leocadia diede alla luce un bimbo.
tra i più belli che si potesse immaginare, con la stessa circospezione e segretezza con cui l'avevano fatto nascere, lo portarono in un villaggio dove crebbe per 4 anni, al termine dei quali il nonno, facendosi passare per suo zio, lo condusse a casa propria, dove fu educato, se non negli agi, perlomeno nella virtù. Al quale misero nome Luis, come il nonno l'Hidalgo, era bello in viso, docile di carattere, acuto di ingegno. Tra le lodi di chi lo conosceva, giunse all'età di 7 anni che già sapeva leggere in latino e in volgare e scrivere in bella ed elegante grafia. Dunque avvenne in un giorno d'autunno che il bambino passasse per una strada dove si svolgeva una corsa di cavalli. Attraversò la via senza riuscire ad evitare di venire travolto da un cavallo che, nell'impeto dello slancio, il cavaliere non poteva restare. Gli passò sopra e lo lasciò steso per terra, quasi morto, che perdeva molto sangue dal capo. Un anziano gentiluomo, intento a guardare la corsa, si diresse là dove giaceva il bambino e, raccolto da terra, lo tenne tra le braccia e lo portò a casa sua, ordinando che i servi andassero a cercare un chirurgo. La voce che si trattava del piccolo Luis giunse all'orecchio dei nonni e della madre segreta, i quali, quasi fuori di sé per disperazione, uscirono in cerca del loro adorato e trovarono molte persone che indicarono loro la casa e vi giunsero quando il bambino era ormai nelle mani del chirurgo. I padroni di casa portarono quelli che pensavano fossero genitori affinché non piangessero né levassero grida di dolore. Luis, rimasto privo di sensi fino a quel momento, si riprese e si rallegrò di vedere i suoi zii, ovvero i nonni, i quali tra le lacrime gli chiedevano come si sentisse, e gli rispose che stava bene, benché gli dolessero molto il corpo e la testa. Allora il nonno prese a ringraziare il padrone di casa, il gentiluomo rispose che non c'era di che ringraziarlo, poiché doveva sapere che quando aveva veduto il bambino gli era parso di scorgere in lui il viso di suo figlio. Dei genitori così bello e ardito che pareva riunisse in sé a sommo grado bellezza e ardore. Quindi donna Stefania ordinò ai servi: dite a donna Leocadia che venga ad onorarci a questo tavolo. Leocadia, meravigliosa immagine di bellezza,
naturale. Veniva vestita di velluto nero, guarnita di bottoni d'oro e perle, e con la cintura e la collana di diamanti, una fantasia di nastri e ricci e luccichi di stelle intessevano i capelli. Teneva per mano il figlio, il piccolo Luis. Rodolfo mormorava tra sé: cosa vedo nei miei occhi? È per mia fortuna un qualche angelo umano colei che sto guardando. Ma Leocadia, vedendo che le stava molto vicino colui che già amava, cominciò a ritornare con la mente a quel che accadde 7 anni prima in quella casa con Rodolfo. Presero a vacillare le speranze che divenisse sua sposa, e questa riflessione fu così intensa e i pensieri così vorticosi che perse improvvisamente colore e la colse un mancamento. Tutti si spaventarono e accorsero ad aiutarla. Rodolfo, per arrivare al posto accanto a lei, inciampò e cadde. Allora sua madre gli disse: devi sapere, figlio amatissimo, che colei che tengo svenuta tra le braccia e sul seno della quale tu appoggi la tua faccia è la tua vera sposa. Quando Rodolfo udì queste cose, si lanciò sul volto di Leocadia e unì la sua bocca a quella di lei, quasi attendesse che ne uscisse l'anima per darle accoglienza della propria. Mentre per la disperazione la madre e il padre di Leocadia perdevano i capelli e lui la barba, e mentre le grida salivano ai cieli, Leocadia tornò in sé e si ritrovò tra le braccia di Rodolfo. E lui le disse: non è bene che lottiate per liberarvi dalle braccia di colui che vi porta nel cuore. A queste parole Leocadia riprese del tutto sensi. Si sposarono all'istante. E Leocadia disse a Rodolfo: quando io mi riebbi e tornai in me da un altro svenimento, mi trovai il Signore tra le vostre braccia senza onore. Ma non fu solo un male, poiché al riprendermi da quest'altro svenimento mi sono ritrovata tra le stesse braccia di allora, ma onorata. E se questo segno non bastasse, basterà l'immagine di un crocifisso che nessun altro mi poté sottrarre, se non io. E Rodolfo le rispose: voi siete l'anima mia e lo sarete per tutti gli anni che Dio ci concederà, mio bene. Giunse la cena e giunsero i musici, già preparati per l'evento. Rodolfo si rivide come in uno specchio nel volto di suo figlio. Piansero di felicità i 4 nonni. E venne infine l'ora tanto attesa. Tutti si ritirarono a dormire e la casa rimase completamente sepolta nel silenzio. E tutto avvenne per volere del cielo e per la forza di quel sangue che il valoroso, illustre e cristiano nonno del piccolo Luis vide sparso a terra. Grazie.